manifestazione sono attese oltre 5.000 persone provenienti dalle varie diocesi d'Italia ma anche dall'estero. Monsignor Luigi Novarese, fondatore del Centro Volontari della Sofferenza e dei Silenziosi Operai della Croce, è stato definito da Giovanni Paolo II l'apostolo degli ammalati. Vediamo quindi insieme attraverso questa scheda biografica chi era Monsignor Novarese. Luigi Novarese nasce il 29 luglio 1914 a Casale Monferrato in una famiglia di agricoltori, ultimo di 9 figli. Il papà, Giusto Carlo, muore l'anno dopo. All'età di 9 anni Luigi è colpito da una gravissima forma di tubercolosi ossea per la quale non esiste cura. Ricoverato nel sanatorio Santa Corona di Pietra Ligure, si affida all'intercessione di San Giovanni Bosco e di Maria Ausiliatrice. Nel maggio 1931, a 17 anni, viene dimesso completamente guarito. Alla luce di questa esperienza decide di fare il medico per curare gli ammalati, ma dopo la morte della mamma nel 1935 sceglie la strada del sacerdozio. Nella Basilica di San Giovanni in Laterano viene ordinato sacerdote il 17 dicembre 1938. Il 1 maggio 1942 inizia a lavorare presso la Segreteria di Stato della Santa Sede, dove rimarrà fino al 12 maggio 1970. Il fine del suo apostolato restano sempre gli ammalati. Il 17 maggio 1943, per venire in aiuto ai preti infermi, feriti o in gravi condizioni economiche a causa della guerra, Don Novarese fonda la Lega Sacerdotale Mariana. 4 anni dopo, il 17 marzo 1947, dà l'avvio al Centro Volontari della Sofferenza, associazione nella quale il sacerdote insegna agli ammalati a pensare in modo nuovo se stessi e la malattia. Nel 1950 nascono i Silenziosi Operai della Croce, persone consacrate, uomini e donne, sacerdoti e laici, che guidano gli ammalati a capire il senso cristiano del dolore e li sostengono attraverso opere assistenziali e di recupero professionale. Nel 1952 Monsignor Novarese crea la quarta associazione, i Fratelli e Sorelle degli Ammalati, persone sane che condividono con il malato lo stesso programma spirituale e lo sostengono nelle sue necessità. Il 23 maggio 1960 viene inaugurata la Casa Cuore Immacolato di Maria a Re, priva di barriere architettoniche, per i corsi di esercizi spirituali organizzati per infermi e portatori di handicap. Alla vigilia degli anni 80 il Centro Volontari della Sofferenza conta 70.000 iscritti. Nel 1970 Don Luigi passa alle dipendenze della Conferenza Episcopale Italiana, dove si occupa di pastorale sanitaria. Lasciata la CEI nel 1977, si dedica completamente alla sua opera. Fonda case di ricovero e di preghiera all'estero, organizza convegni su temi religiosi e scientifici, promuove corsi di esercizi spirituali per i malati psichici. Muore il 20 luglio 1984 a Rocca Priora. La salma riposa a Roma nella chiesa di Santa Maria del Suffragio. Sempre in diretta dalla Basilica di San Paolo fuori le mura, al mio fianco la signora Graziella Paderno, che nel 2002 ha ricevuto per intercessione di Monsignor Novarese il miracolo. Vogliamo ripercorrere quel momento straordinario. Allora, era nel febbraio del 2002 quando io avevo iniziato ad avere forti dolori. Poi dopo varie terapie mi fu diagnosticata una periartrite molto
grave con varie calcificazioni. All'inché il dottore mi dice di andare dall'ortopedico perché probabilmente avrei dovuto subire un intervento abbastanza pesante. Mi recai dall'ortopedico e infatti lui prenotò l'intervento, però prima dovevo assolutamente fare della ginnastica passiva per recuperare un po' il braccio, altrimenti non avrei più recuperato. Mi recai dalla fisiatra, mi fece questo periodo di recupero e al termine, quando ritenne che il braccio era abbastanza libero, mi rimandò dall'ortopedico, però prima mi disse, prima di affrontare un intervento così grande, perché io avevo problemi in famiglia di salute, cioè invece di essere aiuto diventavo anch'io un ulteriore peso, io la indirizzerei all'ospedale maggiore di Novara perché c'è una nuova terapia, praticamente la terapia d'urto, che si riescono a spaccare un attimino le calcificazioni, perlomeno passa l'artroscopia e non ho un intervento vero e proprio. E infatti mi prenotò, andai in radiologia a Novara all'ospedale, guardarono le radiografie e dissero sì, è molto grande, non basta una seduta, bisogna farne quattro. Mi prenotarono la prima seduta per il 15 luglio. Il 15 luglio mi recai all'ospedale con mio marito e mi fecero entrare in un ambulatorio, mi misero sopra un lettino, mi unsero, mi bloccarono il braccio, poi il medico all'esterno teleguidava un lettino che mi posizionò sotto un grande oblò. Io, cioè, Monsignor Novarese ha conquistato il mio cuore, aveva conquistato da parecchi anni e l'avevo sempre con me. Io prima di affrontare qualsiasi cosa recito rosario che così Maria mi tiene per mano, non mi sento anche più tranquilla, ero disposta a qualsiasi sofferenza purché fosse riuscito questo intervento. Infatti chiese a un Signore, non ti chiedo il miracolo, ti chiedo di guidare le mani di questi medici che almeno possa passare all'artroscopia, così sarò anche un peso un po' meno pesante. E mi posizionarono sotto quello blò, io iniziai il Padre Nostro e sentì un torpore, un calore che mi avvolgeva e so che pensai, che sta succedendo? Nemmeno il tempo di pensare il lettino si abbassava, entrò il medico e mi disse ma le dispiace se la giro dall'altra parte perché non riesco più a vedere nulla. Mi girarono dall'altra parte e mi riportò sopra e la rimasi perché cominciai a sentire voci in corridoio che dicevano è scomparsa, mi fecero scendere, mi ripetirono le radiografie e alla fine non c'era assolutamente più niente da fare, ero guarita completamente. Ecco. Cosa significa per lei questa beatificazione? Quali le sue emozioni? Beh, l'emozione è forte, poi dico finalmente, Monsignore eri grande, ora lo sa tutto il mondo. Va bene, ringraziamo la signora Graziella per la sua testimonianza preziosa e chiamiamo al mio fianco Don Luigi Garosio dei Silenziosi Operai della Croce. Chi sono i Silenziosi Operai della Croce? Sono persone che hanno avvertito interiormente la chiamata di Dio a donare la propria vita al suo servizio, ma con un obiettivo particolare: l'attuazione e la diffusione delle richieste della Madonna rivolte all'umanità, a Lourdes e a Fatima, con uno sfondo particolare che è quello della sofferenza, perché la Madonna ha chiesto ai bambini di Fatima: volete voi offrirvi a Dio disposti ad accettare tutte le sofferenze che Egli vorrà inviarvi per riparare i tanti peccati, per la conversione dei peccatori, per sostenere il ministero della Chiesa? Quindi è una vita totalmente donata, in modo particolare nell'orizzonte della valorizzazione della sofferenza e della promozione integrale della persona sofferente. Con i Silenziosi Operai della Croce il titolo ha un particolare significato perché Monsignor Novarese ha proposto loro un itinerario spirituale, quello del silenzio interiore, attraverso i 7 gradi del silenzio interiore, orientati a realizzare la santità, in ordine proprio all'attuazione delle richieste della Madonna. In quanti siete e in quali paesi siete presenti? Complessivamente i Silenziosi Operai della Croce sono 126-27. I paesi in cui siamo presenti: Italia, Polonia, Portogallo, Terra Santa, Camerun, Colombia, Polonia e
ci sono contatti anche con altre nazioni, Stati Uniti, una presenza già prolungata da tanti anni, già da, per opera di sorella Miriam Elvira Psorulla, che si è recata negli Stati Uniti. E poi in Ungheria ci sono degli approcci, in Brasile, in Argentina, sono punti in cui l'apostolato si sta diffondendo. Vogliamo ricordare chi era l'ammalato per Monsignor Novarese? L'ammalato per Monsignor Novarese intanto va pensata alla sua situazione. Lui, Monsignor Novarese, ha sperimentato la sofferenza e con la sua esperienza di sofferenza ha potuto capire cosa passa nel cuore e nella vita del malato. Quindi aveva una comprensione molto vera, profonda. E quindi lui, che ha vissuto con fede la sua condizione di sofferenza, ha potuto scoprire nella fede che c'è una vocazione grande nel mistero del corpo mistico di Cristo, continuare la passione del Cristo, ma continuarla attraverso le membra doloranti, attraverso le membra del Cristo mistico che continua il suo calvario nella storia. E quindi il sofferente è chiamato in prima linea a rendere presente e vivo, efficace il mistero del Calvario nella storia. Diventa quindi un apostolo e un protagonista? Ecco, naturalmente quando è messo nel tessuto del corpo mistico di Cristo, il malato deve essere realmente una cellula che vive, che diffonde la potenzialità della vita del Cristo. Come soggetto, come persona, come apostolo. Bene, ringraziamo Don Luigi e diamo spazio a questo punto alla celebrazione che sta per cominciare.